Ben ritrovati a voi tutti in questo nuovo appuntamento settimanale con la rubrica We Love Nevegal. Andiamo a scoprire mano a mano tutti quelli che sono i soggetti interessati a questo progetto di rivitalizzazione del colle e quest'oggi lo facciamo con un tema credo molto interessante, specie proprio per il Nevegal, ovvero le locazioni turistiche. Sono i B&B, le guest house, altre forme di ricettività. Lo facciamo con Ondina Giacomin, presidente ABAV. Buongiorno Buongiorno a Ondina. tutti voi. Allora, ABAV, la community di host in Veneto. Sì. Host, anzitutto, si intende tutti queste strutture che io Certo. ho citato. Ondina, ci spieghi un po' Esattamente. la vostra attività, in cosa consiste, in cosa potete essere utili per i nostri telespettatori che eventualmente potessero essere interessati a un investimento turistico nel Nevegal? Allora, ABAV è nata nel 99 quando Papa Wojtyla ha detto aprite le vostre case ai pellegrini perché c'è stato il giubileo, perché di fatto in Italia il bed and breakfast, cioè l'extra alberghiero, non esisteva, al massimo c'era la locanda. Da lì è partita proprio la questione del aprire appunto le nostre case ai turisti. Adesso sono passati praticamente quasi 20 anni, anzi più di 20 anni, e la nostra associazione proprio rappresenta tutte quelle persone che vogliono in qualche maniera convertire un'abitazione chiusa, la stanza che gli rimane perché il figlio se n'è andato, la casa appunto in montagna piuttosto che al mare che non viene utilizzata tutti i 360 giorni l'anno. Chi è all'estero perché è andato all'estero per lavoro, oggi le case in Italia sappiamo quanto costano, per cui uno dice bene, monetizzo perlomeno la casa non mi costa ma me la tengo perché magari ne voglio usufruire di una settimana, 15 giorni all'anno. Allora, possiamo fare il B&B ma ho bisogno della residenza, per cui qui ci devo abitare io 360 giorni l'anno e posso affittare fino a 3 camere. Posso fare il vecchio affittacamere che oggi si chiama alloggio turistico o locanda e qui posso avere fino a 6 camere e ci posso volendo risiedere. Posso fare tutta un'altra serie di cose, ma allora andiamo in cose più grandi, residence, eccetera, eccetera, che non mi interessa in questo momento come argomento, o posso fare la locazione turistica, che è proprio affitto. Posso fare l'affitto parziale degli immobili, che vuol dire se ho 3 camere la posso affittare anche a 3 persone diverse e dentro ci posso stare anch'io, oppure affitto tutto il mio appartamento, magari per la questione estiva o per quella invernale, a persone che hanno voglia di stare 1 mese, 2 mesi, 1 settimana, due Certo. ore. E Ecco. per questa locazione turistica, Ondina, permettimi, serve la partita IVA, serve essere No, ditta oppure una no. famiglia? Assolutamente, siccome è un'integrazione al reddito, posso fare o la locazione breve che è da 0 a 30 giorni o faccio la locazione turistica che la posso fare anche tutto l'anno. Posso farla con il codice fiscale, posso farla con la partita IVA se credo, perché in questo momento storico stranamente conviene la partita IVA invece che il codice fiscale, ma questo diventa un Un argomento che argomento magari più ne ampio. parliamo la Sì, in prossima un'altra volta. volta. Allora, diciamo che oggi, per esempio, il Nevegal. Ecco, arriviamo al tema. Si presta molto, sono Esatto. tante opportunità per il Nevegal, tante case chiuse, opportunità turistica nell'ambito Assolutamente del sì. progetto We Love Nevegal, i nuovi impianti di risalita e un Certo. progetto di marketing molto esteso, quindi un'opportunità anche per i privati, per chi vuole investire Assolutamente. nel Nevegal. So che tu lo conosci bene, ami molto peraltro il Sì, io colle, no? l'ho scoperto per caso 3 anni fa che volevo una casa in montagna perché essendo un po' vecchiotta soffro il caldo. Allora dico, Nevegal, 90 minuti da casa mia perché io abito a Venezia, per cui insomma veloce, perché poi anche la gente ha bisogno di. La cosa che ci manca è il tempo, no? Per cui per andare anche in una casa in montagna, se è vicina, la usi Certo, molto di più. Io chiaro. tutti i venerdì sera arrivo sul Nevegal, che sia estate, inverno, autunno, e riparto la domenica sera o lunedì mattina. Per cui io proprio. A parte che lo amo, trovo che sia un posto bellissimo e l'ho veramente scoperto negli ultimi anni. Non me lo ricordavo neanche, no, il Nevegal, perché forse magari mancava la neve, per cui insomma, come posto da sciare, poi te lo dimentichi.
Io devo dire che sono affascinata da questo luogo, però se vogliamo fare tour, ci sono i mondiali adesso nel 2026, tutta questa gente, sì, scusami, certo, le Olimpiadi, certo, le Olimpiadi. Ma poi anche c'è tutta la vallata, l'abbiamo già affrontato, c'è Belluno vicino anche con i servizi, quindi è un'opportunità, quindi anche per i privati mi sembra di capire, sì, assolutamente, per l'aspetto alberghiero è un conto, ma per le locazioni turistiche quindi è una buona opportunità al Nevegale. Ecco, ma voi come ABAV cosa, perché uno dice, beh, ho una casa, mi piacerebbe magari con le formule che hai menzionato, certo, te metterla a disposizione, è un iter difficile, voglio no, dire, creare questo, no, no. Cosa potete fare voi come ABAV? Noi come associazione siamo un'associazione che facciamo praticamente tutta la parte anche tecnica, perché di solito un'associazione si occupa della parte politica, sì, o noi invece siamo sia come sindacato, per cui tuteliamo gli interessi dei nostri associati e non, ovviamente, che quando otteniamo delle cose le otteniamo per tutti, ma noi facciamo proprio tutte le pratiche, seguiamo la persona dalla A alla Z a 360 gradi, cioè gli diamo tutto di quello che hanno bisogno, cioè entrano da noi, noi gli facciamo la pratica, gli facciamo i corsi gratuiti per imparare a usare ROS 1000. Voi dire che cacchio è ROS 1000? La Regione Veneto ha costruito questo programma dove tu, quando arriva l'ospite, fai la questura, fai l'Istat, che vuol dire segnalo alla Regione Veneto il mio ospite, da dove arriva, cosa fa, quanto rimane, per fare tutte le statistiche, che sembrano delle stupidaggini, invece sono importantissime. Certo. Poi lo segnalo al comune se deve fare la tassa di soggiorno. Okay? Noi facciamo tutti i corsi gratuiti in modo che uno, quando comincia facendo le cose per, certo, bene. Ecco, tu conosci molto bene il Nevegale, abbiamo parlato di chi ha una casa, ma come potenzialità per l'investimento, ovvero acquistare un immobile e farne una locazione turistica, hai parlato anche della possibilità comunque di mantenere una parte per sé, no? Certo. E nell'ambito della tua esperienza potrebbe essere anche un buon investimento, appunto, il Nevegale, visto che i prezzi sono sicuramente più bassi se confrontati alle grandi località, certo, turistiche, alle più note località turistiche qui in provincia di Belluno, Andina. Allora, se io posso dare un consiglio, acquisterei una casa domani mattina sul Nevegale, sia per me stessa, ma soprattutto anche per fare questo, perché posso pagarmi, nel caso io avessi fatto un mutuo, posso pagarmi il mio mutuo, per cui fra 10 anni, 15, avrò la mia casa di proprietà, pagandomela con la locazione turistica, per cui senza nessuno sforzo. Poi, se non ho la possibilità di gestirlo io fisicamente, perché magari abito a Mestre Venezia, ci sono delle agenzie immobiliari che si occupano proprio della gestione dell'immobile. Certo, anche perché poi è tutta una catena, no? Ovvero, certo, se si aumentano i turisti e i residenti, crescono anche i servizi, anche quelli commerciali, e quindi aumenta di valore anche gli immobili, tutto, no? Credo. Per esempio, noi abbiamo un piazzale del Nevega, che, come dicevo prima, quando sono arrivato ho detto, oddio, però adesso lo stanno rifacendo, certo, stanno facendo, certo, il piazzale, ci sono dei negozi che sono sfitti, è ovvio che se arriva la gente c'è la necessità, come hai detto bene tu, di avere dei servizi, e ovviamente se io faccio business, apro un negozio se poi penso di poter appunto fare del business, non per me e per un'altra persona. Ovvio che se arrivano i turisti ci sarà la necessità di aprire anche degli esercizi commerciali, per cui tutta l'area si rivitalizza. Certo, anche perché nella scorsa puntata il sindaco di Belluno ha spiegato, insomma, quelli che sono tutti quanti i lavori in, certo, programma. E senti, e a livello, tutti siamo alle prese con le tasse, a livello di tassazione è sostenibile avere un affitto turistico per una famiglia, oppure l'imposizione fiscale? Ma guarda, praticamente non cambia nulla, perché se io lo faccio col codice fiscale faccio affitti diversi, ma posso, redditi diversi, ma posso anche usare la cedolare secca, so che pago il 21%, certo, di quello che incasso, molto semplice, anzi, siccome oggi per affittare o per vendere una casa, cioè nel senso la stanza, io devo
usare, piacente o non piacente, le OTA che sono Booking, Expedia, sì, già loro si trattengono alla fonte la ritenuta. Per cui voglio dire, io a fine anno ho un foglietto, glielo do al commercialista, so che di tassazione mi costa il 21% appunto. Okay. Per cui anche molto semplice, insomma, ecco. Hai detto prima un passaggio, se non ho capito male, che credo interessante. Al giorno d'oggi ci conviene per avere la partita IVA piuttosto che il codice fiscale, sì, ovvero? C'è la partita IVA forfettaria, dove io pagherò il 50%, scusa, il 5% sul 40% del fatturato. Okay. Faccio un esempio semplice: incasso 10.000 euro, pago 200 euro di tasse. Certo, e quindi una famiglia può prendere in considerazione anche di aprire. Sì. Voi seguite anche questi aspetti, cioè voglio dire, consigliate una famiglia nell'ambito di questa ipotetica scelta, voi quindi seguite? Tutto, noi facciamo tutto sia l'iter, tutta la parte fiscale che tutta quanta la parte operativa per aprire, cioè è proprio il nostro core business. Ondina, in conclusione, dal punto di vista delle locazioni turistiche, dove può arrivare il Nevegal secondo te, secondo le tue previsioni e le tue esperienze? Insomma. Allora, se voglio dire, il comune, cioè chi sta facendo questo lavoro che è titanico, Lorenzo, insomma, voglio dire, si stanno spendendo moltissimo, e Alberto, per fare questa cosa, che vuol dire che ci credono, perché qui partiamo con la passione più che col business in questo momento. Se le cose vanno come sono state prospettate, io credo che il Nevegal avrà un bel futuro. Poi se Gesù ci manda la neve... Sì. O altrimenti meglio. Si provvede in maniera diversa con quella artificiale, esatto, visto che adesso esatto. Le tecnologie, ci ha spiegato Davis Biena quali sono esatto. Le tecnologie, e soprattutto ci ha detto che in dicembre si uscirà in Nevegal. Quindi Ondina, grazie davvero grazie per essere intervenuta, ci risentiremo e ci rivedremo comunque per ulteriori aggiornamenti. Auguriamo buon lavoro a te e a tutta la ABAV nel Veneto. Vi aspettiamo in ABAV tutti. A voi tutti grazie per la gentile attenzione, a Simone Tolotta alla regia, e l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima.